Buonasera a tutti i telespettatori che ci seguono da casa, buonasera alle persone che sono venute qui questa sera qui a Milano per partecipare a pubblica elezione. Come forse potete vedere non siamo in uno studio televisivo, siamo in un luogo pubblico, siamo al Barrios Caffè di Milano. Forse potete vedere anche delle chitarre in giro perché poi dopo di noi ci sarà un concerto. Questa però è la prima puntata di tre puntate di questo programma televisivo. Avremo due candidati a serata per avere tutti i candidati che parteciperanno alle elezioni. Questo però non è un normale programma televisivo, ma è un guest. Ecco, quindi dovrei spiegare cos'è un guest. Allora, avete presente i guest, i gruppi di acquisto solidale? Nei guest ci si unisce per comprare collettivamente dei prodotti, frutta, verdura, fatti nella zona. È un modo etico per abbattere i costi, poter mangiare cibo di qualità e una maniera per creare una rete tra persone, per creare relazioni, amicizie e magari nuovi progetti. Ecco, il GAST è un gruppo di acquisto di spazi televisivi. Nel nostro caso l'associazione di promozione sociale Libero Laboratorio ha acquistato un'ora nel palinsesto di Canale Italia 135. Ha raccolto autonomamente della pubblicità e stasera trasmette questo format elettorale con il supporto di nuove tecnologie che abbattano emissioni e costi. Lo scopo è quello di democratizzare i contenuti televisivi, rendere etici e alla portata di tutti quello che vediamo in televisione e creare una rete di opinione che guardi oltre alla logica dei grandi gruppi editoriali. E possiamo iniziare? Sì, allora chiamiamo il nostro primo ospite che è Giuliana Carlino, candidata al Senato per Rivoluzione Civile. Benvenuta. Mi siedo. Buonasera. Prego, accomodi. Grazie. Questo bizzarro divano color argento. Complimenti ragazzi per il vostro lavoro, la vostra. Grazie. Diciamo questa programmazione è un po' diversa dal solito. Allora, va ricordato che il GAST ha anche delle sue regole particolari, oltre al rispetto ovviamente dei principi della par condicio. Abbiamo come regola di riferimento il fatto che non si possa parlare di quello che non hanno fatto gli altri, che non si possa gettare cattiva luce gratuitamente sull'avversario, citare i suoi guai giudiziari, ma forse questa non è la serata per preoccuparsi di ciò, e soprattutto occorre essere, questa è proprio la cosa a cui teniamo molto, concreti e proattivi, cioè proporre delle soluzioni che siano in una qualche misura misurabili. Scusate questa doppia. Allora, rispetto a ciò che. Prego, parti tu. Okay. Allora, come prima cosa, grazie per essere qua questa sera. La presentiamo anche al pubblico. Giuliana Carlino, rappresentante dell'IDV, candidata al Senato in Lombardia per Rivoluzione Civile. Giusto per far capire ai telespettatori chi è lei. Allora, ho letto sul suo blog, nata a Scontrone, che è un piccolo paesino dell'Aquila, sì. Si è trasferita a Milano all'inizio degli anni 70, sposata, due figli, e ha iniziato la sua esperienza, diciamo, in politica all'epoca di Mani Pulite. Lei, mi sembra aver capito, che era uno dei popoli dei fax. Sì. Allora, nel 92, quando Di Pietro era, diciamo, il leader di Mani Pulite, tanti di noi andavano a inneggiare per il suo operato al Palazzo di Giustizia e mandavamo dei fax per, diciamo, invogliarlo a continuare ad andare avanti contro questa corruzione che già allora dilagava e ancora oggi purtroppo è rimasta e si è fatta ancora poco. Quindi e lui ha incontrato poi Di Pietro sulla via di Damasco, sì. E lì è iniziata carriera politica. Sì, è successo questo, che lui ha tenuto i nostri indirizzi, diciamo, dei fax. Quando ha deciso nel 99 che voleva scendere in politica, che voleva formare questo partito, ci ha convocato tutti. E io sono entrata nel 99, 98, 99, non sono più uscita. Consigliere comunale a Milano e poi è diventata assessore in provincia. Ecco, sì. Che assessorato? Mi sono fatto la mia gavetta, diciamo. Prima ho fatto la consigliera di zona nel 99, proprio il mio quartiere, zona 9, l'isola di Milano. Poi sono passata al comune, è stata lì la grande arena politica, perché il comune di Milano c'è tanta esperienza da fare, si imparano tante cose, eccetera. Poi sono passata alla provincia, bellissima esperienza anche quella, ho fatto l'assessore al provveditorato e l'economato,
cos'è il proprietariato. Mi occupavo degli acquisti della provincia. Siccome sono una che ama molto la legalità, la correttezza, ho creato per la prima volta una delega nuova, la responsabilità sociale d'impresa. Cos'è questa responsabilità sociale d'impresa? Cioè, noi volevamo che gli acquisti che faceva l'ente pubblico fossero acquisti, ecocompatibili innanzitutto, quindi rispetto dell'ambiente, ma poi soprattutto che non venissero sfruttati i lavoratori. Quindi i nostri fornitori ci dovevano assicurare che tutti i loro prodotti erano fatti, insomma, rispettando determinate regole. Andiamo avanti. Sì. E poi adesso sono dal 2006 e 8 sono passata al Parlamento, quindi al Senato, e al Senato mi sono occupata soprattutto di questioni femminili, lavoro, perché ero nella commissione lavoro, anche se non ero preparata in materia perché sono un'insegnante elementare, però da brava maestrina mi sono rimboccata le maniche e mi sono messa a studiare. Quindi ho fatto anche la relatrice di minoranza per la riforma Fornero, che voi sapete bene dell'anno scorso, certo, è stata una cosa difficilissima da portare avanti. A proposito di questo, volevamo proprio iniziare la nostra serie di domande partendo dal lavoro, essendo l'emergenza, l'emergenza attuale più sentita. E anche così, in considerazione del suo curriculum, lei mi ha detto sono insegnante, però ha avuto questo ruolo importante al Senato. E leggevo che nel 2012 60.000 giovani italiani sono emigrati, il 70% di loro laureati. E la disoccupazione giovanile, come sa, è il 37%. È una emergenza vera. Da questo punto di vista, nel concreto, che cosa avete intenzione di fare? Allora, innanzitutto dobbiamo evitare proprio che i giovani nostri possano fare ricerca nel nostro paese. Invece molte volte abbiamo giovani che vanno all'estero e hanno fortuna lì e non nel proprio paese. Purtroppo è così. L'emergenza nostra è creare occupazione. Creare occupazione è la priorità, visto che ogni famiglia abbiamo adesso o un esodato, o un cassa integrato, o un precario, o un disoccupato vero e proprio. E l'emergenza principale è la disoccupazione. Perché le aziende possono assumere, possono investire, questo che dobbiamo fare non si è fatto con la riforma Fornero, noi l'abbiamo criticata al massimo perché eravamo all'opposizione di questa riforma, nel senso che non si è pensato a come assumere, come licenziare con la riforma Fornero, e non a creare occupazione. Come creare occupazione? La ricetta è semplicissima. Dobbiamo investire nelle imprese, dobbiamo aiutare le imprese. Prima di tutto fare in modo che il costo del lavoro sia un po' più basso. Abbiamo il costo più alto di tutta Europa, primo. Mi scusi, se la interrompo, vado proprio al dunque. Uno dei problemi è il problema del precariato. Sì. Nel vostro programma è proprio uno dei punti, si parla espressamente di lotta al precariato. Lotta al precariato, come possono assumere le ditte? Perché noi vorremmo incentivare quelle imprese che assumano un ragazzo a tempo indeterminato, magari pagando meno tasse. Questa è la ricetta migliore, perché possono essere incentivati ad assumere. E questa è la cosa molto più semplice. Fino ad adesso, se noi alle imprese facciamo costare molto alto il lavoro, non sono incentivati, perché abbiamo tutti questi lavori flessibili che dopo 60 giorni o 6 mesi al massimo ti lasciano a casa. Dobbiamo fare in modo che le imprese possano assumere se il lavoro costa meno, quindi detassare le imprese che si impegnano ad assumere a tempo indeterminato. Una cosa che volevo precisare, le assunzioni, noi siamo per l'apprendistato come unico contratto di ingresso nel mondo del lavoro, ma non apprendistato a vita che dura 5-6 anni. Una volta acquisite le competenze, nel giro di 6-7 mesi, un anno, due, dipende che tipo di lavoro si è costretti a fare, ma una volta acquisite le competenze deve necessariamente questo apprendistato tradursi in un contratto a tempo indeterminato. È il nostro pallino e speriamo di portarlo avanti. Restiamo nell'ambito del lavoro. Leggendo proprio il vostro programma, si dice che verranno creati posti di lavoro, almeno secondo i vostri piani, attraverso un piano di risparmio energetico e lo sviluppo delle rinnovabili. Ecco, ci dice qualche iniziativa concreta che già avete in cantiere in questa direzione? Allora, creare lavoro è proprio questo, fare in modo che le imprese non vadano all'estero a delocalizzare, come dicevo prima, più incentivi alle imprese perché restano in Italia, ma creare nuova occupazione anche con la green economy, con la salvaguardia del territorio. Potrebbe essere questa la prima cosa da fare. Se pensiamo che prevenire
è meglio che curare. Se noi incentivassimo la stessa pubblica amministrazione, se potesse investire nella tutela del territorio, quanti posti di lavoro potremmo creare? Questa è già una cosa semplicissima. A proposito, nel vostro programma c'è scritto proprio che avete intenzione di fermare il consumo del territorio. Infatti, e poi se pensiamo anche... un'altra cosa che mi viene in mente in questo momento, se pensiamo a quelle imprese tipo l'Ilva, lì cosa c'è da fare? La riconversione ecologica di quell'azienda. Dobbiamo tutelare la salute innanzitutto, quindi anche coniugare ambiente e salute. Prima di tutto quelle imprese che sono fatiscenti, che non hanno più la possibilità di andare avanti in quelle condizioni. La riconversione ecologica soprattutto, sistemare le aziende e poi, come dicevi tu, sul territorio la salvaguardia. Quante alluvioni abbiamo ogni anno in Italia, ma anche le stesse energie. Io faccio parte del Consiglio d'Europa, ho lavorato per un certo periodo anche alla Commissione Ambiente. Ci dicevano che l'Italia abbiamo tanto tanto da sfruttare come territorio positivamente, se pensiamo all'energia che potremmo ricavare dai vulcani, l'energia eolica, il sole che abbiamo tutto l'anno rispetto ai paesi nordici. Quanti pannelli solari abbiamo in Italia? Pochissimi. Quindi l'idea è di incentivare... Le energie alternative che creano lavoro e salvaguardano soprattutto anche l'ambiente. Ne abbiamo molto molto da fare. Allora, grazie mille. Chiudiamo questo primo giro. Purtroppo, no, ma non la lasciamo andare a casa. Però adesso abbiamo un breve stop pubblicitario. Per cui ci vediamo tra poco. Vabbè. Mi alzo. Per investire denaro o accedere al credito, tutti pensiamo di aver bisogno di banche e società finanziarie. Non è così. In Italia c'è un nuovo modo di scambiare denaro, il social lending. Un modo di dare o ricevere finanziamenti più semplice, con meno costi, più rapido e più trasparente. Social lending significa prestito sociale, dove un lender o prestatore presta denaro a più richiedenti. Una forma a tassi sostenibili di prestito tra persone, facile e trasparente. Questo è il social lending, autorizzato e approvato dalla Banca d'Italia. Di futuro. Per dare a mio figlio un mondo più pulito. Per una scelta concreta di sostenibilità. Per sostenere un'idea coraggiosa. Per essere una parte e non un utente. Per un progetto in cui credo. Per poter materializzare gli obiettivi. Per vedere domani anche te insieme a noi. Per una rivoluzione intelligente. Noi di Mitades costruiamo servizi per l'infanzia, diamo sostegno alla crescita e alla maternità, costruiamo
promozione sociale per la comunità. E accompagniamo al benessere grandi e piccini. Questo è Mitades. Un progetto per tutti. No, per me no. A chi se ne frega? Rieccoci al GAST, vi ricordo molto brevemente le regole che caratterizzano questo particolare dibattito televisivo. È vietato parlare gratuitamente male degli avversari, citare eventuali guai giudiziari, bisogna essere proattivi, proporre delle risposte concrete ai problemi e che siano anche delle soluzioni che siano misurabili. Allora passiamo adesso al nostro secondo candidato, il nostro secondo ospite di questa sera. Grazie per essere venuto, Gianmario Fragomeli, candidato del PD per la Camera dei Deputati nella Lombardia. Leggo, allora, hai 39 anni, laureato in scienze politiche, è un giovane sindaco di Cassago Brianza, un paesino di 4.000 abitanti in provincia di Lecco. È sindaco da quando aveva 31 anni e a quanto pare ha governato bene, perché è stato rieletto, ho letto, sempre al secondo turno con quasi il 70% dei voti. Rispetto... è un uomo delle istituzioni, diciamo, perché a 20 anni ha fatto l'assessore nel comune, a 30 è diventato sindaco, ora sta cercando di diventare deputato e inoltre lavora in provincia come funzionario. Sì, diciamo che, non so, questo non vorrei che passasse un messaggio di carrierismo, nel senso che poi la mia esperienza, come dicevi tu adesso, è partita da molto giovane, con espressione di un associazionismo giovanile, poi chiaramente lavorando nell'ambito comunale mi sono appassionato e i cittadini, la mia lista mi ha chiesto di candidarmi sindaco e adesso appunto mi manca un anno da terminare la mia esperienza da sindaco. Sono stati 9 anni intensi dove penso che sia una grande palestra di vita e si impara molto, perché non è un ente distante, è un ente dove il confronto diretto col cittadino è continuo, non c'è bisogno né della mail né della carta bollata, io me li trovo che bussano alla porta, i cittadini mi chiedono quello che la politica deve dare. Senta, leggendo un po' su di lei abbiamo scoperto che è molto attento al tema dei diritti civili, no? E ad esempio nel suo comune è permessa la sepoltura di persone, di coppie, di non sposati, diciamo che eterodosse. Impazzava qualche anno fa il tema delle unioni civili, e con tutta la contrarietà. Noi da piccolo comune abbiamo preso una decisione che magari può sembrare anche semplice o poco risolutiva, ma ha lasciato il segno, nel senso che ci siamo trovati di fronte al fatto che dove noi potevamo normare con un regolamento comunale abbiamo deciso di consentire anche a persone dello stesso sesso che vogliono essere sepolte nella stessa bara. Sembrerà un po' macabro, ma comunque abbiamo deciso di dare un segnale. C'è un regolamento che consentisse a persone che vogliono almeno alla fine della loro vita, perché quello che consentite ai comuni, di essere sepolti assieme, e abbiamo deciso di farlo. A questo proposito, rispetto al tema dei diritti civili, dei DICO e anche della cittadinanza, che cosa... Il Partito Democratico, il sottoscritto, chiaramente non è che si vuole scoprire nulla. Bersani, il nostro leader, ha detto più volte a più titolo: in Italia il 71% dei ragazzi, dei giovani nati appunto in Italia, figli di stranieri, sono il 71%, quindi un numero molto elevato, e non capiamo il perché non debbano avere gli stessi diritti dei loro compagni di classe, di quelli con cui condividono 3/4 della loro giornata, ma devono sentirsi diversi. Io lo faccio anche da sindaco, molte volte mi trovo di fronte a cittadinanze che durano decenni, perché durano oltre i 10 anni, e pensate che questo bambino, questo ragazzo, può diventare cittadino italiano solo che dopo 24 ore che il padre o la madre ha ricevuto la cittadinanza. E rispetto invece ai DICO, alle unioni di fatto? Ma anche su questo tema credo che ormai i tempi siano maturi. Io ho una visione molto chiara, io penso che ormai siamo arrivati a un punto che sui diritti civili, io penso che sia il caso che si passi ad un passaporto di diritti civili europei. Io intendo dire che su quel passaporto devono essere scritte appunto questi diritti, devono essere ripresi come avviene in Francia, come è avvenuto in Francia pochi giorni fa, come è avvenuto in Germania da tempo, e quindi consentire anche le unioni civili liberamente. Non penso sia un tema che deve spaventare, è un tema che va costruito, che va fatto capire, ma penso che questa strada ormai sia tracciata. Certo. Siamo europei, io credo che diventare europei vuol dire diventare, riconoscersi in diritti comuni.
Continuiamo a parlare di diritti, ma con un taglio un po' diverso. Nel mondo del lavoro oggi in Italia ci sono quasi due categorie di cittadini che hanno diritti diversi. Ci sono lavoratori di serie A e lavoratori di serie B. Spesso la linea di demarcazione è data dall'età. Spesso capita che le persone che hanno attorno ai 30 anni, un po' di meno, un po' di più, siano senza diritti, per cui senza malattia, senza contributi. E dall'altra parte invece le persone che sono un pochettino da più tempo nel mondo del lavoro hanno invece tutta un'altra serie di diritti. Come Partito Democratico, come coalizione che si candida a governare il paese, cosa pensate di fare per risolvere, diciamo, questo problema? Su questo tema anche qui abbiamo rilanciato molto il fatto che non ci debba essere più una frattura generazionale. Non è più il tema oggi è quello di come si riescono a creare le condizioni che il lavoro sia a tempo indeterminato per tutti, nel senso che bisogna creare le condizioni che, ahimè, la legge attuale non ha ancora permesso, perché è vero che ha in qualche modo disincentivato i contratti atipici, ma dall'altra parte non ha incentivato ad esempio i contratti a tempo indeterminato, quindi non ha reso fattibile, quindi valorizzato al meglio anche il fatto che ci devono essere più diritti per tutti. È chiaro che poi siamo in un momento difficile che non riguarda solo il tempo di lavoro il lavoro a tempo indeterminato, ma riguarda anche quelle che una volta andavano di moda fino a qualche anno fa, e oggi non se ne parla più, perché sono le partite IVA, sono i lavoratori in qualche modo che lavorano a contratti a progetto, che sembra che siano scomparsi dalla scena politica. Anche loro ci sono e su di loro bisogna fare un investimento. Come Partito Democratico abbiamo cercato di farlo, nel senso che qualche piccola modifica rispetto alle coperture assicurative sul tema della maternità, sul tema della malattia, abbiamo cercato di farlo. È chiaro che bisogna investire ancora molto, c'è una differenza che non può più esistere tra quello che è il concetto di lavoro a tempo indeterminato e quello che invece sono le nuove categorie di contratti atipici, che devono diventare sempre più tipici. Ecco, ma in questo scenario, diciamo, di lavoro terremotato, alcuni esponenti del suo partito hanno parlato di salario minimo garantito. Non è scritto nel programma, però ne ha parlato Bersani, ne ha parlato Fassina. Ecco, dove pensate eventualmente di trovare le risorse per dare un po' di respiro a tutti noi? Ma io penso che il primo tema su cui il Partito Democratico insiste rispetto al recupero delle risorse è proprio quella che io non amo chiamare la lotta all'evasione fiscale, ma la amo chiamare invece il recupero fiscale. Noi dobbiamo fare una battaglia ormai senza quartiere rispetto al tema dell'evasione fiscale e reinvestire sia sul tema delle imprese, sia sul tema del cuneo fiscale, sia sul tema delle politiche previdenziali le risorse che andiamo a recuperare. E quindi ci sarà questo salario minimo garantito? Sicuramente la strada è quella, nel senso, come tutte le politiche non possono essere fatte il giorno dopo, però la strada è quella, non è più pensabile dal punto di vista del Partito Democratico di non cercare di coprire una fascia più ampia di persone. Oggi basta vedere che circa un terzo delle persone in casa si è ritrovata di fronte al fatto o che un familiare ha perso lavoro, o che un familiare è in cassa integrazione, o che un familiare sta perdendo lavoro. Quindi capite che ormai siamo in una situazione talmente critica da un punto di vista lavorativo che anche qui gli ammortizzatori sociali devono fare un passo in avanti, devono cambiare passo anche loro, devono passare in un sistema che in qualche modo sia in grado di tutelare tutti, con le risorse che chiaramente devono essere man mano ritrovate e messe su quel fronte lì. La priorità del Partito Democratico è chiaramente il lavoro, e quindi dove non c'è lavoro comunque vi darà dare un sostegno. Senta, rispetto invece all'ambiente, si rilevava che nel programma del PD la parola forse è citata un paio di volte o poco più, si parla però di mobilità sostenibile e di risparmio ed efficienza energetica. In questo senso, quali proposte concrete vuole portare il Partito Democratico? Il Partito Democratico divide un po' in due il blocco degli interventi, adesso semplifico. Un primo tema è quello sicuramente che deve partire da una realtà che a me sta molto a cuore perché la conosco bene, che è quella degli enti locali. Oggi ci sono circa 10 miliardi di euro bloccati nelle casse comunali per il patto di stabilità e sono risorse che devono entrare a pieno titolo nel circolo economico. Deve essere possibile appunto investirle, spenderle, anche per quanto riguarda l'efficientamento energetico. Pensiamo solamente al tema di tutti gli immobili pubblici e privati che dovrebbero appunto essere efficientati e portare ad un risparmio energetico e creare allo stesso tempo lavoro alle imprese locali. Solo l'altro giorno nella mia realtà abbiamo fatto un bando di gara e non vi dico le ditte che appunto hanno partecipato, cioè c'è una fame di lavoro che deve essere coniugata ad una fame di sostegno ambientale, devono essere messe assieme per risolvere i problemi. Quindi io penso che su questo tema è importante. Poi c'è un livello invece superiore, un livello anche di tipo nazionale. Io credo che oggi la sfida del combustibile fossile, quindi il superamento di questi combustibili, deve essere uno dei temi fondamentali. Anche noi come Partito Democratico
climatico, rispetto al tema di nuovi combustibili come gli oli vegetali, che non devono essere più in un concetto vecchio, quello che vuol dire andiamo a togliere le culture intensive in altre parti del mondo e creiamo fame nel mondo. No, ci sono gli strumenti anche da questo punto di vista per rilanciare la produzione di oli vegetali che servono come appunto come produzione, come combustibili, che vengono riprese anche in forme meno intensive anche in regioni magari del mondo che appunto dove è consentito fare questo tipo di lavoro. Vorremmo farvi tantissime altre domande, ma dobbiamo ritornare in pubblicità. IMAF realizza prodotti molto delicati dal punto di vista ambientale applicati alla chimica per la stampa. Concretamente abbiamo già sviluppato diverse linee di prodotto ecosostenibili. Un'azienda moderna deve necessariamente farsi carico di tutte le problematiche relative ai propri prodotti. IMAF sta cercando di riqualificare energeticamente la struttura e quest'anno, nel 2012, abbiamo operativamente sostituito il tetto in materiale Eternit pericoloso con una struttura che ospita un impianto a energia fotovoltaica. IMAF ritiene importante investire in una riqualificazione energetica sia a livello di struttura che a livello di prodotti chimici. Siamo convinti che l'attenzione agli aspetti ambientali sia per noi fondamentale e il pubblico oggi è particolarmente sensibile alle componenti ambientali. Denaro o accedere al credito, tutti pensiamo di aver bisogno di banche e società finanziarie. Non è così. In Italia c'è un nuovo modo di scambiare denaro, il social lending. Un modo di dare o ricevere finanziamenti più semplice, con meno costi, più rapido e più trasparente. Social lending significa prestito sociale, dove un lender o prestatore presta denaro a più richiedenti. Una forma a tassi sostenibili di prestito tra persone, facile e trasparente. Questo è il social lending. Autorizzato y aprobado por la Banca de Italia. Toda esta cantidad de crisis que estamos viviendo la podemos solventar si nosotros nos unimos. Sí, buonasera, siamo tornati. Per investire denaro o accedere al credito. Adesso però vedremo un servizio, perché siamo andati in giro a chiedere un po' alla gente quali sono, secondo i cittadini normali, il cittadino della gente, quali sono le cose che la gente vuole, che si aspetta dalla politica, le cose più importanti. Per cui vediamo il servizio. Buongiorno, ci può dire secondo lei qual è la cosa più urgente da fare da parte dello schieramento che vincerà le elezioni appunto dopo le elezioni? Ma a mio avviso quello che è importante è agire sulla moralizzazione pubblica, quindi legge sul conflitto di interessi e tutta una serie di regole stringenti per evitare che ci sia la commistione tra politica e mondo degli affari. Sicuramente una riforma del lavoro per abbassare le tasse alle aziende, perché in questo momento non ce la fanno più, stanno chiudendo troppe aziende. Io che faccio un lavoro che sono a contatto con la gente, che faccio 5 clienti al giorno, non ce la fanno. Il tema principale è la disoccupazione.
ci sono tanti ragazzi che purtroppo non lavorano e questo penso che sia uno dei problemi principali, ecco, del nostro paese. Creare posti di lavoro e un maggior controllo nei prezzi, perché ci sono dei prezzi allucinanti, ognuno fa i prezzi che vuole, sull'euro. Prima l'IMU il lavoro? Eh? Prima l'IMU il lavoro, proprio una cosa flash, mi sa. IMU il lavoro? Allora, prima l'IMU e poi il lavoro. Ma a mio parere bisogna fare qualcosa più di facciata che di sostanza all'inizio, cioè dare un'immagine di cambiamento, quindi interverrei sui costi della politica, non che siano decisivi, ma almeno danno un'immagine di svolta e di cambiamento rispetto al passato. Quindi intervento sulle province, non che può fare velocemente, però impostare l'azione per ridurre le province e entrare nel merito della spesa corrente in particolare. Questo è quello che penso. Quindi come prima cosa, costi della politica. Sì, esattamente, esattamente. Okay. Grazie mille. Prego. Salve. Passiamo adesso ad alcune domande dal pubblico. Ecco, siamo con Alessandro che è un produttore televisivo e ha qualcosa da domandare. Sì, abbiamo parlato di politica di occupazione, abbiamo parlato di disoccupati giovanili, disoccupazione giovanile, però in questo paese oltre alla disoccupazione giovanile c'è una disoccupazione femminile preoccupante e soprattutto forse conseguenza della crisi economica anche dei fenomeni di violenza e aggressione alle donne in ambito familiare che sono molto preoccupanti. Avete visto qualcosa riguardo nel vostro programma oppure no? Rispondo io? Sì. Allora, io sono diversi anni che mi occupo nel mio lavoro di politiche femminili e ho portato in Italia, ho diffuso una ricerca di un'associazione francese che si chiama Choisir, che ha selezionato tutte le leggi europee a favore delle donne e poi estrapolando le 14 che sono ritenute le migliori. Cos'è l'obiettivo di questa associazione? Vorremmo che queste leggi selezionate in Europa, che sono il meglio per le donne, fossero estese a tutte 200 milioni di donne del vecchio continente europeo perché tutti abbiano gli stessi diritti. Quali sono queste leggi? A grandi linee dico solo le principali. Prima di tutto le politiche del lavoro. Più donne devono lavorare, perché se in Italia lavorassimo come c'è la posizione del nord Europa, dove le donne sono occupate più del 60%, è quello che dobbiamo, l'obiettivo di Lisbona è quello, mirare a un'occupazione femminile dello 60% almeno, il nostro PIL aumenterebbe di 7 punti, pensate un po', se tutte le donne lavorassimo. Invece questo non è, con la crisi la cosa è degenerata ancora. Purtroppo. Ma non posso finire. Scade in fretta. No, ma almeno sulla violenza mi dovete far dire qualcosa. E l'altro problema è contro il femminicidio. Scusate, perché la violenza sulle donne è davvero degenerata negli ultimi anni. Abbiamo questo triste primato, più di 100 donne ogni anno vengono ammazzate dal proprio partner o ex marito, eccetera, eccetera. Quindi dobbiamo finirla. È davvero una violazione dei diritti e noi abbiamo portato in Italia la Convenzione di Istanbul, non ce l'abbiamo fatta a farla approvare per la fine del nostro governo, ma speriamo che la prossima iniziativa sia proprio questa, la prima del nuovo governo, di approvare la Convenzione di Istanbul per la tutela delle donne. Prego. Il tema femminile è un tema che sta particolarmente a cuore al Partito Democratico. Noi ci presentiamo alle elezioni con oltre il 40% delle candidate donne, quindi la prima cosa che il Partito Democratico ha puntato è che le donne possano portare avanti i diritti delle donne, quindi loro in prima persona, quindi questa è stata una scelta fondamentale. Sui temi concreti rispetto al lavoro, chiaramente c'è una politica di conciliazione tra i tempi di lavoro e i tempi appunto della famiglia che devono andare incontro alle esigenze della donna. L'obiettivo degli asili nido, di aumentare, di portare al 30% la copertura di posti asili nido, è un obiettivo importante. Il tema della detrazione in busta paga maggiori per le donne è un tema importante. Cioè sono tutte questioni che il Partito Democratico vuole portare avanti perché si rende conto, per i dati che diceva anche prima Carlino, è fondamentale rilanciare l'occupazione femminile, sia in termini di PIL ma anche in termini di crescita complessiva di una società. C'è una domanda da parte di Luca. Luca, prego. Sì, salve. Dunque io sono entrato nel mondo, anzi nel mercato. Questo era il gong precedente. Finito in anticipo. Dunque sono entrato nel mercato del lavoro circa 5 anni fa e mi sono sempre pensato, e penso tuttora, una persona di sinistra. Insomma, ero convinto che ci fossero delle
forze di sinistra lì per tutelare le persone che nel mercato del lavoro erano meno tutelate, no? E qui faccio riferimento al PD, all'IDV, ma alla CGIL e compagnia cantante. Nel momento in cui mi sono trovato nel mercato del lavoro mi sono reso conto che questa era una fantasia, perché mi sono trovato senza nessuno che facesse i conti col fatto che io, come tanta gente della mia età, si è trovato con finte partite IVA, Coco Pro, contratti fasulli e nessuno, dico nessuno, che ci tutelasse, nessuno. Poi un anno fa ho sperato nella riforma Fornero e nell'ipotesi, la prima ipotesi di Ichino, che mi avrebbe non creato il paradiso terrestre, ma l'ipotesi di Ichino mi avrebbe dato delle tutele, magari non fantastiche, non al 100%, però delle vere tutele. Questa ipotesi è stata affossata anche per colpa vostra, del PD, dell'IDV e così via, perché quel progetto dell'articolo 18, chissà cosa succede se noi, e nel frattempo le persone come me sono ancora nelle condizioni di prima, cioè non avere tutele, malattie né nulla. Pensiamo magari che chiedo, che cosa... Sì, quello che io chiedo sono due cose. La prima, se avete dei progetti concreti ma veri e realistici, e due, vi chiederei un sano mea culpa, perché questo dovete farlo, perché vi siete dimenticati delle persone senza tutele nel mercato del lavoro come sinistre. Allora, rispondo tu io. Come vuoi? Il mercato del lavoro per noi è la priorità. Il lavoro, diciamo, l'articolo della Costituzione sottolinea che l'Italia è fondata sul lavoro, invece il lavoro non l'abbiamo. È una priorità e noi, tu dici no, che non abbiamo lavorato molto, invece noi ci siamo battuti contro la riforma Fornero, perché riteniamo che la riforma Fornero abbia creato soltanto più flessibilità, che poi è degenerata in precarietà. I famosi 40 contratti atipici non sono stati toccati, noi li vogliamo eliminare tutti, lo dicevo prima, l'unica via d'ingresso per il mercato del lavoro deve essere l'apprendistato, a tempo, acquisite le competenze, deve essere questo contratto tradotto in contratto a tempo indeterminato. Siamo anche noi per il salario minimo garantito, perché se ci può essere che tra un lavoro e un altro ci sia un buco previdenziale e contributivo, siamo per il contratto pagato, per questo minimo garantito. Tutte le principali nazioni europee ce l'hanno. Voi direte, come trovate i soldi? Si possono trovare, basta prendere dove ci sono. Dagli sprechi, potrei dirne tanto, basta. Sì. Il Partito Democratico chiaramente, come dicevo prima, ha delle proposte in campo sul tema del lavoro, sul tema dell'occupazione. Io non riesco a fare un mia culpa semplicemente per il fatto che non c'ero direttamente a votare quelle leggi e quindi non posso fare un mia culpa personale, però faccio un mia culpa politico chiaramente se abbiamo mancato in qualcosa. Chiaramente però ribadisco, il Partito Democratico ha rilanciato ipotesi importanti, perché un esponente del Partito Democratico ha parlato di flex security per primo, non un esponente di un altro partito. È chiaro che oggi non è sostenibile la flex security intesa alla danese, bisogna creare le condizioni di sviluppo economico, bisogna creare le condizioni di risorse, di recupero delle risorse per riuscire a creare un sistema che dia garanzie come salario minimo, come appunto la copertura nei momenti in cui si passa da un'occupazione all'altra. Oggi questo non è fattibile, ma la direzione di marcia che bisogna prendere è quella. Il Partito Democratico lo rilancia e le risorse che verranno ritrovate attraverso la ripartenza dell'economia, perché questo è il primo tema su cui bisogna lavorare, dare possibilità alle imprese di ripartire, sviluppo economico, e le risorse di questo sviluppo economico vengono in parte utilizzate proprio per dare maggiori tutele. Ok, abbiamo Sebastiano. Buonasera. Senta, volevo fare un paio di domande. Allora, la prima è se tutti i politici sarebbero in grado di poter lavorare e quindi far fruttare il proprio lavoro per i cittadini italiani guadagnando 1.500 euro al mese e portare avanti senza usufruire dei vari benefit che hanno questo paese. E poi secondo, volevo chiedervi se, visto che si parla di disoccupazione giovanile, di fare qualcosa per i giovani, se riuscite a fare per le persone di 40 anni come me, che avevo una ditta che ho dovuto chiudere e quindi cerco un lavoro fisso e tutto il resto, comunque come tanti come me ce ne sono parecchi, se riuscite anche a fare qualcosa per le persone non giovani.
Parto io. Allora, sul primo tema, sicuramente è un tema su cui il Partito Democratico ha scritto nel suo programma chiare lettere. Non è, la proposta di Bersani, il nostro leader, è quella che un parlamentare come un consigliere regionale può prendere lo stipendio che prende un sindaco italiano. Oggi un sindaco italiano, io faccio il mio esempio, faccio il sindaco, sono amministratore comunale, prendo 1200 euro al mese. E secondo me questo tema, chiaramente magari rapportato all'impegno, quindi un parlamentare non può essere, non può avere lo stipendio di un sindaco di un comune di 4400 abitanti, ma sicuramente può avere lo stipendio di un sindaco di una grande città. Quindi da questo punto di vista la riduzione degli stipendi è un tema su cui il Partito Democratico c'è, sulla riduzione del numero dei parlamentari il Partito Democratico c'è. Quella che è una sobrietà della politica è un tema sicuramente che il Partito Democratico porterà avanti nella prossima legislatura. Sull'altro tema, io faccio il sindaco e ho molte persone come te che non sono né giovanissime né però neanche vicine alla pensione, sono in un momento particolarmente critico e qui appunto bisogna creare le condizioni di sviluppo, quindi quegli incentivi alle imprese che dicevamo prima, di reinvestimento degli utili. Il tempo veramente tiranno, scusami. Però su questo tema qui, chiaramente sugli utili reinvestiti, sul credito d'imposta per la ricerca e l'innovazione, cioè dare la possibilità alle imprese di assumere, questo è un tema cruciale che non può essere confinato solo ai giovani e alle donne, ma deve interessare sicuramente anche persone che hanno qualche anno in più. Condivido e aggiungo che oltre ai tagli e costi della politica, che sappiamo tutti, ne se ne parla tanto in questi anni, quello che è da cambiare sono anche le pensioni d'oro di tanti manager della pubblica amministrazione. Non pensiamo solo ai politici, è giusto che anche i politici ancora si tagli perché lo stipendio è ancora alto. Noi siamo quelli che abbiamo raccolto le firme per eliminare la diaria parlamentare come Italia dei Valori, siamo d'accordo. Però ricordiamoci che tanti manager portano a casa pensioni d'oro di 30.000 euro al mese. È impossibile, è una vergogna per i cittadini onesti che vivono con meno di 500 euro al mese. Abbiamo una domanda da parte di Rabbi Munsef, spero di aver detto bene il nome, prego. Buonasera, io sono un ragazzo marocchino, vorrei farle una domanda sui immigrati, giovani stranieri qua in Italia. Vorrei chiederle se avete delle prospettive sui ragazzi giovani qua in Italia, se avete inteso questo punto. Pari opportunità, uno straniero che sta in Italia, vive nel nostro paese, deve avere le stesse opportunità di un cittadino italiano. Anche qui dobbiamo avere risorse da investire per creare occupazione, per poterli inserire nel mondo del lavoro. Un'altra cosa che prima non ho detto e vorrei dire in questo momento, dobbiamo tagliare le spese per la difesa. Non è più il caso che si spendano miliardi per gli F-35. Vogliamo davvero aiutare le popolazioni in difficoltà, però a termine, progetti di sviluppo, ma basta guerre, noi vogliamo un mondo di pace, quindi quei soldi investiamoli diversamente. Rispetto al tema dell'immigrazione, chiaramente il Partito Democratico si è scagliato contro solo l'anno scorso, un anno e mezzo fa ancora, con precedenti governi, quando il tema era quello di rigettare persone che avevano bisogno, che venivano in Italia e che appunto venivano fermate, bloccate. Gli stranieri, secondo me, hanno tutti, quelli che sono in Italia, chiaramente, l'ho detto prima, devono avere gli stessi diritti, devono avere l'opportunità, se nascono in Italia, di avere da subito la cittadinanza italiana e devono crescere come italiani, a pieno titolo. Quelli che vengono in Italia, che lavorano, che sono inseriti quindi nel nostro sistema economico, devono avere altrettanti diritti sociali, civici e tutto il resto. Quindi il Partito Democratico da questo punto di vista non fa una politica dell'immigrazione perché in senso stretto, perché pensa che abbiano gli stessi diritti dei cittadini italiani una volta che sono qui, lavorano, portano il loro contributo. C'è una ricchezza che gli stranieri da sempre portano all'Italia e noi non dobbiamo dimenticarcelo. Molti lavori che oggi e da tempo gli italiani non vogliono più svolgere, li svolgono ad esempio i cittadini stranieri. Di questo non dobbiamo mai dimenticarci, né mai dimenticarci di ringraziarvi per quello che fate anche per il PIL italiano. Grazie mille, ci rivediamo tra qualche minuto. Per investire denaro o accedere al credito, tutti pensiamo di aver bisogno di banche e società finanziarie. Non è così. In Italia c'è un nuovo modo di scambiare denaro, il social lending. Un modo di dare o ricevere finanziamenti più semplice, con meno costi, più rapido e più trasparente. Social lending significa prestito sociale, dove un lender o prestatore presta denaro a più richiedenti. Una forma a tassi sostenibili di prestito tra persone, facile e trasparente. Questo è il social lending, autorizzato e approvato dalla Banca d'Italia. Noi di Mitades costruiamo servizi?
per l'infanzia. Diamo sostegno alla crescita e alla maternità. Costruiamo promozione sociale per la comunità e accompagniamo al benessere grandi e piccini. Questo è Mitades, un progetto per tutti. No, per me no. A chi se ne frega? Futuro. Per dare a mio figlio un mondo più pulito. Per una scelta concreta di sostenibilità. Per sostenere un'idea coraggiosa. Per essere una parte e non un utente. Per un progetto in cui credo. Per poter materializzare gli obiettivi. Per vedere domani anche te insieme a noi. Per una rivoluzione intelligente. Per investire denaro o accedere al credito, tutti pensiamo di aver bisogno di banche e società finanziarie. Non è così. In Italia c'è un nuovo modo di scambiare denaro, il social lending. Un modo di dare o ricevere finanziamenti più semplice, con meno costi, più rapido e più trasparente. Social lending significa prestito sociale, dove un lender o prestatore presta denaro a più richiedenti. Una forma a tassi sostenibili di prestito tra persone, facile e trasparente. Questo è il social lending, autorizzato e approvato dalla Banca d'Italia. Eccoci qua, siamo tornati e siamo arrivati al momento del gioco. Ecco, io sarò il maestro di cerimonie perché gli autori hanno detto, visto che tu ti appassioni, sei appassionato di humus, visto che mangi molto di più dal tuo orto che facendo il giornalista, hai il compito di far giocare i signori al gioco del riciclo. Ok, prendiamo il primo gruppo di oggetti. E fate pari o dispari per chi vuole giocare oppure facciamo andare prima le signore? Signora, ci sono quattro oggetti, aspetti, ve li indico alla telecamera. Abbiamo un tappo di sughero, abbiamo una molletta, abbiamo una bustina di tè e abbiamo un cotton fioc. Signora, a lei. Li devo alzare? Sì, deve metterli nel allora, posto giusto. Questo lo mettiamo alla plastica. Umido. Questo è un differenziato. Entrambi all'indifferenziato. Prego. Diamo i risultati adesso o li diamo dopo? Li diamo dopo. Ok. Allora passiamo al sindaco Fragomeli. Prego, a lei le cose un po' più consistenti. Vale a dire una bottiglia di plastica, un dinosauro, uno stuzzicadenti e un rasoio. Usa e getta. Prego. Chiaramente il contenitore dell'acqua, la plastica va qui. Questi chiaramente sono tutte indifferenziate. Perché... E questo dipende, in alcuni casi, cioè, poi dipende dai regolamenti, comunque tendenzialmente va nell'umido. Benissimo. Siamo preparati? Allora, diamo le risposte. Allora, il dinosauro giustamente andava nell'indifferenziato perché non è un imballaggio. Lo stuzzicadente nell'umido, il rasoio nell'indifferenziata, la bottiglietta di plastica da sgonfiare e richiudere col tappo andava nella plastica. Allora, il cotton fioc è umido perché il bastoncino è biodegradabile.
almeno quel tipo, quel bastoncino lì. Buono a sapere, non lo sapevo davvero. Il tè va nell'umido, la molletta nell'indifferenziato, ma si può recuperare la molla. E il tappo di sughero al centro di raccolta del legno, sta partendo un progetto di recupero del, del sughero, oppure al massimo nell'umido. Ma non è ancora partito. Ancora non è partito, ha detto giustamente la senatrice. Impariamo qualcosa in più. Ecco, ed adesso lanciamo un servizio sulla buona amministrazione nelle nostre province. L'idea di sostituire lampadine, le lampadine di incandescenza con lampadine a LED è stata una necessità. Abbiamo, siccome per le casse del nostro comune non ci sono tanti soldi che entrano dagli oneri di urbanizzazione, abbiamo cominciato a cercare di trovare in ogni angolo del bilancio comunale ambiti di risparmio. E uno di questi è appunto sull'energia. E attraverso la nostra ESCO quindi abbiamo deciso di sostituire tutte le lampadine ad incandescenza con lampadine LED che consumano 0,38 contro 5. E noi abbiamo sostituito semplicemente le lampadine con altre lampadine LED senza avere un grosso lavoro sull'impianto elettrico, quindi è davvero una scelta molto facile da fare che si può replicare domani mattina in tutti i comuni d'Italia. E il risparmio che noi abbiamo messo a bilancio, sostanzialmente, che è il frutto di uno studio fatto con la ESCO, appunto, prevede, a fronte di un investimento di 2.000 euro, che questo è l'investimento che abbiamo messo in campo nel nostro cimitero, un risparmio previsto di 2.500 euro all'anno. Quindi è davvero molto alto, come in 9 mesi si ammortizza l'investimento e poi per 10 anni circa, perché un LED può avere una vita che va dai 10 ai 13 anni, avremo 2.500 euro stimati di risparmio in bolletta. Sì, vi abbiamo fatto vedere questo video, questo filmato che avevamo girato qualche anno fa, perché ci sembrava un bel esempio in cui, come spesso accade nel mondo dell'ambiente, spesso le piccole amministrazioni e la società civile si dimostra più avanti rispetto alla politica. E anche noi nel nostro piccolo, ci vedete, siamo qua in mezzo alla gente, siamo qua, a volte si sbaglia quello che dobbiamo dire, ma nel nostro piccolo anche noi vogliamo essere un qualcosa di diverso e magari di nuovo, di più avanti rispetto a quello che può fare la grande politica. Adesso abbiamo pensato a un piccolo quiz per cui vi faremo delle domande e avrete delle possibilità di risposta multipla. Ok, parto io restando sul tema del riciclo. Nel 2012 qual è stato il capoluogo di provincia che ha avuto la più alta quota di differenziata? 1 Pordenone, 2 Salerno, 3 Belluno. Tutte e due dobbiamo rispondere. È risposta multipla. Sì, sì. Sì, dovete scegliere. Pordenone. Pordenone e? Adesso so che al sud Salerno è uno dei più avanti, però sicuramente al nord, e l'altro era Pordenone o? Belluno. Sono indeciso. Forse Pordenone. Ok, abbiamo trovato la quadra, quindi l'estrema sinistra e il centro-sinistra sono d'accordo e hanno ragione entrambi. Infatti la provincia italiana è la più virtuosa. Ricordando invece le magagne, diciamo, delle grandi città, abbiamo il 35% di Milano e Roma non pervenuto secondo la fonte. Roma, vivo io a Roma molto spesso, è tutto un caos, nemmeno in centro non raccolgo nemmeno plastica. Allora, passiamo a un altro tema molto spinoso, quello delle case sfitte in Italia. Quanti sono? Allora, ipotesi A, 2.200.000. Ipotesi B, 5 milioni e 300 mila. Ipotesi C, 12 milioni e 600 mila. 2, 5, 3, 12, 6. Io non vorrei che fosse nessuna casa sfitta, purtroppo invece ci sono, ma secondo me è alto il numero, forse 5 mila? 5 milioni? 5 milioni. La B. La B. Penso anch'io intorno ai 5 milioni. Ok. Anche questa volta avete indovinato, secondo dati Istat del Ministero dell'Interno, fermi purtroppo al 2009, quindi è possibile che i dati siano ancora più alti, le case sfitte in Italia sono 5.300.000. C'è un altro dato che volevamo darvi, 1.259.000 sono gli edifici a potenziale elevato rischio idrogeologico, per cui questo è una cosa che vogliamo darvi come messaggio, se sarete eletti, sì, lavorateci. Un'altra domanda a tema ambientale.
Qual è il capoluogo di provincia che ha superato più volte il limite accettabile di PM10 nell'aria? Le possibilità sono Milano, Alessandria oppure Monza. Milano sicuramente. Milano sicuramente, la prima risposta. Altrettanto Milano. Milano. Anche Milano. E qua invece no. Monza. Qua, no. Monza. E neanche Alessandria. Alessandria. Non avrei mai scommesso. E invece sì, invece così. Tra l'altro, se vi interessa il tema, potete trovare queste deprimenti classifiche complete sul sito di Legambiente. Ok, passiamo a un'altra domanda, fuori dal quiz. Però è, abbiamo recuperato un po' di tempo, per cui ci teniamo, non abbiamo fatto in tempo prima, vogliamo farvela adesso. Prima parlavate del tema delle costruzioni, soprattutto al nord, del consumo di suolo. Sappiamo che purtroppo spesso nel nord Italia la costruzione è spesso in mano all'andrangheta, alla criminalità organizzata. Cosa avete intenzione di fare per combattere questa piaga che sappiamo benissimo non interessa solo il sud, non interessa solo il nord, ma è certo comune a tutta Italia? Anche perché addirittura la sua lista la vuole debellare la mafia, avete un obiettivo gigantesco. Sì, il nostro Ingroia, il nostro capolista è un tutore della legalità, quindi il suo impegno è proprio combattere la mafia che sappiamo bene che all'interno delle costruzioni fa man bassa, si inserisce facilmente perché è lì che si guadagna, dove ci sono i soldi ormai è soltanto nell'ambito industriale, e noi vogliamo debellarla perché anche per evitare i controlli, perché oggi c'è di moda che gli appalti vanno sempre a subappalti eccetera eccetera, e tra un appalto e l'altro c'è sempre un passaggio non dovuto che dovremmo controllare, proprio per evitare che si innescano queste cosche mafiose. E penso che un bravo uomo come Ingroia, che ha fatto della lotta alla mafia la sua vita, possa anche nelle istituzioni portare un ottimo contributo per combattere l'illegalità. Io la vivo quotidianamente, nel senso che noi gli appalti poi nei comuni li facciamo anche se sono di piccole entità, e quindi è più facile anche controllare. Quando invece si inizia a salire di livello, quando si parla di appalti milionari, di molti milioni di euro, è chiaro che il tema della white list, quindi di liste chiare e trasparenti rispetto a società che non hanno mai avuto infiltrazioni, quindi dei parametri chiari in modo che si possa valutare appieno una ditta prima di poter fare delle gare e non accoglierle eventualmente in un ipotetico appalto, è fondamentale, perché altrimenti si rischia poi nei meandri dei tecnicismi che queste ditte poi vincano, e con le problematiche che possono comportare anche rispetto a successivi subappalti e via dicendo. Quindi il tema della legalità è un tema fondamentale. È rimasto poco tempo, adesso vi lasceremo 60 secondi a testa per fare un appello agli elettori, proponendo in sintesi il meglio del vostro meglio. Quindi vi lasciamo da soli, partiamo dalla signora. Chiedo un voto a Rivoluzione Civile, un voto che date a Rivoluzione Civile è un voto per il lavoro, un voto per il rispetto della Costituzione, un voto per la salvaguardia dell'ambiente, un voto per la legalità, come dicevo prima, un voto anche per la pace, noi siamo per il disarmo totale, quindi un voto per la sana democrazia. Tocca a me. Su questo tema anch'io voglio ribadirlo, un voto utile, perché poi alla fine sappiamo tutti che il sistema elettorale porta a vincere, a poter vincere e governare questo paese solo di fronte a determinati numeri. Quindi votare il Partito Democratico in questo momento vuol dire chiudere, voltare pagina rispetto a quello che sono stati gli ultimi 20 anni di governo, e in particolare lanciare una politica del governo, di governo forte rispetto al rilancio del lavoro, al tema del lavoro, rilancio al tema dello sviluppo, e rilanciare anche il fatto che l'Italia deve diventare più europea. Cioè, per troppo tempo noi abbiamo avuto paura dell'Europa. Grazie ad alcuni precedenti governanti il tema era la paura della Germania. Noi non dobbiamo aver paura della Germania, anzi su molte cose magari dobbiamo anche imitare il buon governo tedesco. Ed è chiaro che su altre questioni invece penso che l'Italia debba dire la sua anche in Europa, e quindi rispetto a politiche di sviluppo deve sicuramente poterle rilanciare senza avere questa spada di Damocle continua legata appunto all'indebitamento, che in qualche modo non preveda nessuna deroga. Ringraziamo i nostri ospiti. Forse il Milan sta segnando, chi può dirlo. Infatti, ha segnato l'Udinese, attenzione, l'Udinese, mi dicono dalla regia che l'Udinese ha pareggiato.
Questo perché succedono queste cose quando si fa un gast, quando si va in posti dove c'è la gente, per cui ci vediamo settimana prossima, sempre a quest'ora, potremmo essere a casa vostra, se ci aprite la vostra casa, potremmo essere, forse nel ristorante cinese, e molto probabilmente settimana prossima avremo un esponente del Movimento 5 Stelle e forse... un esponente della Lega o del PDL. Ok, ci vediamo settimana prossima. Restate in contatto. Ciao a tutti. Grazie. Grazie. Grazie a voi. Grazie. Grazie. Complimenti, davvero, un bocca al lupo. Sì, ma dobbiamo chiarire i segnali perché non si capisce. Combatteranno per temporeggiare. Sono 25, 30 guerrieri e un centinaio tra donne e bambini. Tutto qui. I guerrieri risponderanno al fuoco. Non si può evitare. No. Date alle donne e ai bambini il tempo di mettersi in salvo. Una cosa è certa, sanno già che siamo qui. Mm-hmm. Capitano Ragsdale! Signore! Allinearsi sulla pianura, pronti all'attacco! Pronti all'attacco! Via! Via! Signor Ragsdale. Signore? Carabine avanti. Compagnia! Carabine! Avanti! Suonate la marcia! Trombettiere!